E buongiorno mondo, meno male che ci ha salvato il nostro host Ivan, perché è tutta la notte che diluvia così. Ci siamo svegliati con questo diluvio, adesso faremo colazione, sembra che dopo le 9 smetta e forse riusciremo a ripartire. Comunque è assurdo, 16 giorni di viaggio, oggi 17 e con oggi sono 7 giorni che piove. Non è possibile, dopo un po' ti stufi, eh. Vi faccio sapere più tardi, buona giornata. È spuntato un timido sole là dietro, anche se il cielo è ancora coperto, e quindi sfruttiamo l'occasione. Abbiamo salutato Ivan, sono le 9:30, siamo pronti. Muri sta caricando la traccia e si va. Iniziamo a pedalare, che così sfruttiamo il momento di non pioggia, visto che non si sa come andrà la giornata. A dopo. Ricordo di un cielo azzurro, qualche volta faceva pure caldo, ora son giorni che è sempre grigio e piove da una settimana e di sto passo non arriveremo mai nei Balcani come programmeremo. Ogni volta ci fermiamo prima della tappa da noi prevista, ma siamo tanto speranzosi che un giorno tornerà il sole. Muriel non è tanto contento di questa mia bella canzone. Ragazzi, sto vedendo mio fratello Muriel un po' pensieroso, non so cosa abbia, gli ho chiesto, dice che è tutto a posto, rimane là dietro. Sembra tranquillo, ma è pensieroso. Non so se, visto che oggi è lunedì, sta pensando di nuovo al pacco con la bici di Dimi, e quindi, appunto, essendo lunedì, potrebbe chiamare e risolvere. Adesso siamo quasi al paese dove abbiamo deciso di fare una minima pausa. Abbiamo dei panini col formaggio e qualcosina da stuzzicare. Mancano un paio di chilometri, quindi siamo arrivati. E ne abbiamo fatti in totale 33. Oggi è andata abbastanza bene, ha piovuto solo 5 minuti, non fa caldo perché ci sono 12 gradi e quindi non è bellissimo, ma meglio così che i giorni scorsi dove abbiamo preso un sacco di pioggia. Ok, vi faccio sapere se Muria si riprende, magari è solo un po' stanco, non lo so. A dopo. Ragazzi, siamo in sosta a Dingolfing, qualcosa del genere, soliti nomi impronunciabili, passano camion, ma siamo in sosta davanti alla campanile della chiesa. Da buoni fratelli ci siamo divisi un borek, o come dice mio fratello, non lo so, tipico pasto Balcanico. balcanico che mangiamo in Germania. Come al solito noi non mangiamo niente di tipico. Ah sì, mangiamo anche il pane, brezel col formaggio. Ragazzi, mangio perché ho fame e mio fratello si arrabbia se faccio troppi video. Non vorrei essere troppo positivo, ma guardate che il sole sta uscendo, eh? Però le previsioni dicono che stasera al paese dove vorremmo arrivare ricomincia a piovere. Ma noi siamo positivi, come vi dicevo, e non ci credo, non ci credo, non ci credo. Ci sarà il sole, dai, vi prego.
ragazzi, c'è il sole, un'emozione incredibile, sono addirittura in maglietta, mi viene da piangere. Pedala Giappino, pedala! Ci mancano 32 chilometri al punto di incontro tra il Lisar e il Danubio e c'è il sole. Game on ragazzi, game on. Dai che 2 giorni siamo fuori dalla Germania e poi si va a sud che fa caldo, ci sono le palme, mi bevo la pigna colada in spiaggia. La pigna colada, una roba più disgustosa non potevi sceglierla. Buonissima la pigna colada, buonissima, in spiaggia col caldo 45 gradi. Già, immagino. Va bene, queste sono le speranze di Muriel, staremo proprio a vedere. Comunque la pigna colada fatta col cocco fresco è buona, e quando tu mangi la schifezza industriale con gli sciroppi. Sosta briochina, mi ha fatto tipo 62 km, ci siamo fermati in questo velodromo, guardate. Pista del velodromo, ma solo perché qua sotto dove ci sono gli spogliatoi è tutto riparato e visto che anche stanotte le previsioni danno pioggia, stavamo valutando di mettere materassino e sacco a pelo direttamente qua senza montare le tende, in modo da essere protetti in caso di ulteriore pioggia. E solo che adesso dobbiamo andare comunque avanti fino al paese per fare un po' di spesa, per cucinare per questa sera. Se troviamo qualcosa di meglio e più riparato poco più avanti ci fermiamo, se no torniamo indietro qui e non penso che nessuno ci dia fastidio. Ci sono anche i rubinetti dove abbiamo ricaricato le borracce sperando che sia potabile, ma non c'è scritto niente, quindi deve essere potabile quella del campo sportivo, quindi vi faremo sapere. Ragazzi, dal velodromo non abbiamo trovato niente, però siamo arrivati al primo paese per fare la spesa. Muriel è già andato dentro, è già uscito, ha preso le cose per questa sera, un cordon bleu a testa e adesso ci facciamo una sosta anguria qui fuori come i barbonacci. Guardate un po' qui, una merenda fresca. Sosta cena davanti alla chiesa col cimitero, tutto tranquillo, lì ci sono i bagni, qua ci sono i fagiolini che sto pulendo e li metto qua, e i cordon bleu, eccoli qua, cordon bleu economici, e lo chef Muriel che sta preparando la cena per tutti e due. Abbiamo finito il gas però e usiamo la nuova bombola, non è durata neanche il tempo di un caffè, l'avevo detto io. Ah no, l'avevi detto tu. Sì, avevo detto che bastava magari per il caffè, però poi dovevamo portarci dentro 2 bombole di cui una vuota. Bene, cenare abbiamo cenato, Muriel è di corsa, abbiamo già sbaraccato tutto. E visto che tra 40 minuti da di nuovo temporali e pioggia, andiamo a spostarci in quel posto che vi abbiamo fatto vedere prima dove pernotteremo, perché non abbiamo trovato nient'altro di meglio. Quindi buonanotte a tutti.